Ma le cose sono cambiate. Un magistrato colpito suscitava uno sdegno, una reazione nella, tra le componenti che hanno determinato l'eclisse dei corleonesi, la debacle di Cosa Nostra. Poi andiamo a vedere chi ha tratto vantaggio anche da questo. Appunto, però insomma c'è stata una reazione fortissima della società civile, quella scena lì della figlia, no, che va in televisione, io l'ho riscritta pari pari quando abbiamo scritto la fiction su Borsellino, raccontando che quando la figlia di Borsellino sostenne l'esame di laurea pochi giorni dopo la morte del padre e dei suoi uomini, perché questo segno di resistenza, di lotta e di speranza è evidente ed è stata la nostra storia. È bello ricordare questo discorso sul perdono. Per un magistrato il perdono è una categoria del tutto indifferente, nel senso che io sono il diaframma tra il desiderio di vendetta di chi ha subito un torto e il desiderio e l'ansia di impunità di chi questo torto lo ha arrecato. Per questo, con la stessa lucidità con cui proviamo fastidio quando qualche giornalista va sul cadavere caldo a dire: ma lei ha perdonato? Qui stiamo arrivando al perdono preventivo, cioè guardi, spareranno a sua moglie, lei è pronto a perdonare? È già pronto a perdonare? Lo stesso fastidio però si prova quando si alla fine di un processo nel quale magari tu hai dato 30 anni di reclusione a qualcuno, vedi queste dichiarazioni sulla stampa: ma non basta, l'avete ucciso due volte, questa non è giustizia, restituisco la tessera di cittadino italiano, non è mai abbastanza. Certo che perché ha subito un torto non è mai abbastanza, per la legge, per la giustizia però deve essere abbastanza, perché esiste un sistema costituzionale, le pene eccetera. Però perché è un film storico? Un film storico perché il rovescio della medaglia di questo acquisto di sicurezza delle nostre vittorie eccetera è un po' questa perdita di tensione che denunciava giustamente Michele Emiliano, è un po' questa catastrofe culturale percettiva che si è abbattuta sulla figura del magistrato. Se Emiliano, che fa politica da anni, interviene pubblicamente sulle vicende non semplicissime del suo partito, diciamo, io l'ho visto in televisione più volte, la prima obiezione è: vabbè, ma Emiliano è un magistrato. Guardate che non è mica una parolaccia, non è mica una parolaccia. Abbiamo evocato Cesare Terranova fu ucciso quando rientrò in magistratura dopo due legislature come parlamentare della sinistra indipendente. Sapete cos'era la sinistra indipendente? Era un modo per dire: esiste una coscienza civica, politica, progressista nella società civile, che non è necessariamente il partito comunista, non è il partito socialista, è una frangia cattolica, progressista, laica, quello che vi pare, che si richiama alla Costituzione e ritiene che un dovere del cittadino sia quello di servire il suo Stato non soltanto facendo il medico, l'architetto, l'ingegnere, l'uomo di spettacolo, il magistrato, ma anche facendo politica, perché la politica non è una cosa sporca, immonda, da cui tenersi lontani, ma può essere una chance per aiutare la propria gente, visto che continuiamo a dire che la vera lotta contro la malavita, contro la corruzione, si fa attraverso anche la politica. Poi quando qualcuno si avvicina per fare questa lotta attraverso la politica, non ci dobbiamo scandalizzare.